Ciao ragazze, finalmente sono tornata con un nuovo video e vi dico che questo sarà uno, credo, degli ultimi video, a meno che non ne faccia altri durante le vacanze di Pasqua perché andrò via una decina di giorni. Prenderò sicuramente su la macchina fotografica, però non so se avrò il tempo di fare video. Su Facebook avevo aperto un sondaggio richiedendo a voi quale delle due review tra Kiko ed Elf preferivate. Siccome siamo due pari, al momento ho scelto io, quindi ho deciso di fare Elf. Prima però di iniziare volevo ringraziare due persone e sono una Mariana e l'altra Terry. Allora, sono due ragazze che creano rispettivamente gioielli e cerchietti. Allora, Mariana su Facebook è Sole Luna Handmade, vi metterò comunque il link nel box, e le avevo chiesto se mi poteva fare un paio d'orecchini per il mio compleanno che sarà domani, e è stata carinissima perché me ne ha creati due. Poi mi ha mandato un piccolo regalino e è stata veramente, veramente carina. E uno dei due orecchini che mi ha fatto sono questi qua che indosso. Vediamo se riesco a farveli vedere. Sono di quarzo rosa, correggimi se sbaglio. E gli altri che mi ha fatto, non ve li faccio vedere perché li indosserò domani, quindi saranno una sorpresa. E Terry invece su Facebook è Terry Creations e lei crea cerchietti, di cui uno è appunto questo che ho su, e poi quello che avevo su stamattina era questo qua, che è carinissimo secondo me, questo socchettino. E io ne ho acquistati da lei 4. E poi anche lei mi ha mandato un regalino, una piccola spillettina che è carinissima. E quindi io le volevo tanto ringraziare e vi invito veramente, se siete interessate o a gioielli, non solo orecchini, ma cerchietti, spilline, di andarle a trovare su Facebook perché sono due ragazze veramente molto molto disponibili, molto carine, e quindi anche se voi avete in mente qualche idea particolare e chiedete a loro di realizzarla, ve la fanno, quindi vi invito caldamente ad andarla a trovare. Un'altra persona con la quale collaborerò e non vedo l'ora è Evacant21, ovvero Roberta Pietragemme su Facebook, e con lei faremo una collaborazione, quindi sono molto molto contenta e anche lei è una persona carinissima. Fatta questa mega parentesi, partiamo con la review di Elf. Allora, partiamo con gli occhi, o meglio con una palette mista, che è questa qua, che è la Eyes Lips Face Palette. E questa l'avevo presa in omaggio, diciamo, con l'ordine cumulativo che avevamo fatto, ve l'avevo già detto che l'avevo richiesta. Adesso comunque è in vendita a 13 euro, 16 euro, non mi ricordo. Allora, praticamente qua allo specchio, e qua ha questo è un ombretto in crema che è un po' brillantinato, ottimo come base, e questo è un invece rossetto. Poi qua ha tutti gli ombrettini e qua ha dei rossettini. I rossetti durano un sacco e gli ombrettini sono fantastici perché sono iperpigmentati. Poi aprendolo, sempre se non faccio danni, si presenta così, scusate se non la raddrizzo, ma ho poco, vabbè, proviamo a farlo. Ecco, qua c'è un grigio chiaro, un grigio scuro e un nero, e sono per lo smoky. Questi due sono il blush e la terra, che sono identici al contouring blush and bronzing powder, solo che sono in miniatura, e qua ci sono degli altri gloss. Io gli ombretti soprattutto li uso frequentemente e questa ve la consiglio. Poi c'è una matitina nera che onestamente non ho ancora usato, e vabbè, i caspitielli, che anche quelli lì per me non sono utilizzabili. Però veramente, anziché comprare tanti ombretti, tanti rossettini, io questa qua ve la consiglio perché comunque gli ombretti sono talmente tanto iperpigmentati che ne serve veramente pochissimo, quindi vi dura un sacco. Quindi queste promosse io ve la consiglio se la volete acquistare.
Poi, per quanto riguarda gli occhi, ho preso un ombretto di quelli minerali, questo è il natural, e assomiglia, è una via di mezzo tra il Naked e il Melon di MAC, nel senso che è molto molto brillantinato. Voi non vedrete, comunque vedete, adesso ve lo swatcho questo qua. È un dorato fantastico, iper iper pigmentato. Qua, color carne, quindi adattissimo a tutti i giorni. Costano 3,96 euro, sono iper iper pigmentatissimi e durano un sacco. E questo è bellissimo anche come illuminante, quindi ve lo consiglio. D'estate, poi questo qua secondo me è fantastico e sono rimasta molto soddisfatta perché di prodotto ce n'è 0,9 grammi, però sapete che nei minerali ne basta veramente poco, comunque anche nei pigmenti, e sono bellissimi secondo me, molto meglio a volte dei pigmenti di MAC. Poi per gli occhi ho preso due ombrettini di quelli liquidi. Questi due, non mi ricordo come si chiamano, credo questo Mocha Coffee e questo è il bianco chiaro. A me piacciono, io li uso come base. Ho il bianco come punto luce allora hanno lo scovolino, sembrano tipo dei lip gloss. Sono molto molto bagnati, però ne basta veramente pochissimo. Voi lo stendete bene, sono super appiccicaticci e quindi sono ottimi come base. Poi ho preso il piegaciglia, questo qua, che è uguale a quello di Shuemura, e questo è della linea Studio e è fantastico, è veramente fantastico. E vedo, io lo uso poco perché mi dimentico di averlo, però si vedono i risultati quando voi usate il piegaciglia. Questo è un aggeggino che se ce l'avete già non copratelo, insomma. Poi un'altra cosa per gli occhi che ho preso è l'eyeliner, in questo caso ho preso l'eyeliner blu, questo non mi piace, non mi piace, mi brucia gli occhi e poi comunque non ha un colore omogeneo, quindi bisogna fare più passate, fa fatica ad asciugarsi e poi a struccarlo fa tipo una pellicina che non riesce a venire via, nonostante io abbia uno struccante super potente. Lo scovolino è uno scovolino incurvato, vedete, in questo modo, e il tratto di per sé non è malaccio, però cioè di per sé il colore non è brutto, anzi, però ecco, siccome adesso li ho fatti in gel, probabilmente lo comprerò in gel, quindi io questi non ve li consiglio. Scusate se vado veloce, ma o vado veloce oppure mi perdo in ciance e quindi meglio di no. Poi, un'altra cosa per gli occhi, e questo io lo straconsiglio, è il primer. Questo è il primer da 1,70 euro ed è favoloso, è veramente un Urban Decay in miniatura. Nel senso che ho fatto la prova ieri. Lo avevo già usato, però ieri ho detto facciamo la prova multi-hour, io la chiamo, cioè dalla mattina alla sera. E l'ombretto non si è mosso di un millimetro, è rimasto lì intatto, bello, brillante, favoloso. E questo ve lo straconsiglio. Questo è il suo scovolino, è un color carne opaco, quindi comunque non dà diciamo effetti strani sulla palpebra. Si chiama Elf Eyelid Primer. E per 1,70 euro questo qua veramente ne vale la pena, anziché spendere 16 euro per l'Urban Decay, quindi questo ve lo consiglio. Poi un'altra cosa che sto usando molto è questo qua, questo duo, che è il duo di mascara trasparenti, uno per le ciglia e uno per le sopracciglia. Allora io per le ciglia non lo metto trasparente e quindi io lo uso indistintamente da un lato o dall'altro per le sopracciglia e mi sto trovando benissimo perché le fissa rendendole però molto 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 naturali, quindi non le incolla troppo e anche questo qua dura tutto il giorno. Questo costa 1,70 euro. Poi un'altra cosa per gli occhi è l'Eye Transformer. Allora, sapete tutti, è questa qua,
quindi con questi ombrettini shimmer che sono uno sul tendente all'azzurrino, uno al rosino, uno al doratino e uno al verdino. Vediamo se riesco a avvicinarvelo un po'. E anche questa è molto molto bella. Io spesso e volentieri questa qua la uso da sola, cioè ci metto una base sotto e uso questi qua, ombretti la mattina quando sono di fretta me ne metto uno e hanno un bellissimo effetto, oppure come punto luce, color rosa, come illuminante, è favoloso. Questo è uno sfizio in più, io non, né la consiglio né non la consiglio. Questo è uno sfizio in più, diciamo. Se la volete prendetela, però non è indispensabile, ecco.